Amici di Cellone Magazine, bentornati sul nostro canale YouTube. Siamo ancora qui allo stand di Alcatel. Adesso Paparello lo inquadrerà. Molto sbrilluccicante, io direi. Adesso finalmente vi parliamo un po' dei telefoni. Li abbiamo un po' trascurati. Quest'anno, giusto per farvi capire, le linee di telefoni sono due. Sono la A3, che sta per affordable, quindi prezzo competitivo, e la linea U, che sta per universal. La differenza è che la linea U è ancora più, la linea affordable, diciamo, è un po' più ricercata come design, come stile. La linea U invece è molto popolare, quindi con prezzi molto 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 vantaggiosi e concorrenziali. Hanno preso un po' il posto del Pop e dei Pixel rispettivamente, no? Quindi la 3 è il Pop e la Universal è invece quella che era la linea Pixel. Quindi anche per fare un po' più di chiarezza con le sigle. Qui abbiamo per esempio gli A3, che li facciamo vedere. Avviciniamoci. Sì, perché la 3 c'è in due versioni. Quindi la versione normale con display da 5 pollici e la versione XL extra large con display invece da 6 pollici. Vi diamo qualche caratteristica così al volo, giusto per farvi capire. Display da 6 pollici con risoluzione HD, connettività LTE, abbiamo un processore quad core. Comunque, vedete, c'è anche una certa ricerca, vedete com'è laminato, da due colori, insomma è carino. È una linea che comunque è sempre molto colorata, molto stilosa. Fotocamera posteriore da 8 megapixel, facciamo vedere, qui c'è la sicurizzazione. C'è anche il fingerprint lì. E anche fingerprint. E, naturalmente il sistema operativo è Android. Questo è invece la 3 in versione normale, quindi non XL. Il display è da 5 pollici, quello era da 6. Abbiamo una fotocamera posteriore da 13 megapixel, quella anteriore da 5 megapixel, 16 giga di storage, 1,5 giga la RAM, connettività 4G, Android in 6.0. Andiamo invece dalla linea A3. Qui stiamo parlando per A3 soprattutto di prezzi veramente contenuti, 159 euro. Bravo. Ma qui scendiamo ancora di qui più. Qui scendiamo perché, come avevo detto, questa è una linea ancora più popolare. Comunque diciamo che le finiture non è che sono state tralasciate, cioè sempre plastica, però di buon livello. Vediamo qualche caratteristica. Vabbè, la sto leggendo. Tanto voglio dire, tutti leggono, Paparello. Diciamo la verità. Quindi leggiamo. Display da 5 pollici, fotocamera da 5 megapixel, la memoria non li posso imparare tutti i telefoni. 8 giga di RAM e frontale. No, 8 giga di storage. Di storage, scusate, 1 giga di RAM e 2 megapixel invece la fotocamera frontale. C'è comunque la connettività 4G. Anche qui su connettività 4G, modello. Android 6.0, 2050 la batteria, visto che bravo. Bravissimo. Perché io ho imparato a leggere. Hai imparato a leggere, non a memoria, a leggere. Intanto ve li facciamo vedere carrellati. E poi qui invece abbiamo la 3 però in versione tablet con schermo da 10 pollici. Qui velocemente ancora 1 giga di RAM, 16 giga di storage, 5 megapixel di fotocamera posteriore e 1 giga di RAM. Anche in questo caso i prezzi sono molto molto interessanti. Va bene, io direi, Ivan, che per Alcatel oggi è davvero tutto. Un saluto ai nostri video lettori.